Una settimana fa un presunto pentito della mafia, pluriomicida e stragista, Gaspare Spatuzza, autore di delitti efferati come l'uccisione di un sacerdote e il rapimento di un bambino poi sciolto nell'acido, in un tribunale di questo paese, davanti alle telecamere di tutto il mondo, ha raccontato che i suoi capi gli avevano confidato di essere in rapporti con il premier Berlusconi e con il senatore dell'Utri. Una deposizione trasmessa in Mondovisione senza riscontri. Una settimana dopo, uno dei capi di Spatuzza, Filippo Graviano, lo ha smentito in un'altra aula di tribunale, dichiarando che ha raccontato solo balle o, per usare un vocabolo ormai di moda, minchiate. Per 7 giorni però quelle balle sono andate in giro e hanno danneggiato l'immagine del Presidente del Consiglio e di conseguenza l'immagine dell'Italia. Si poteva evitare? Forse sì. Se si fosse seguita alla lettera l'attuale legge sui pentiti, quella deposizione di Spatuzza non sarebbe stata neppure ammessa in un processo. Ancora una volta, invece, il fascino mediatico dei Torenni ha avuto la meglio sui dati di fatto e a chi sparava fino all'altro ieri con la lupara è stato permesso di sparare deposizioni. È già capitato in passato. Andreotti si è portato appresso per tanti anni la leggenda del bacio con Riina e anche in quell'occasione fu danneggiato non solo l'interessato, ma anche il paese. All'attuale senatore a vita ci vogliono più di 10 anni per liberarsi del dubbio che i pentiti gli avevano appiccicato addosso. Il caso Spatuzza è l'ultima prova, ma l'elenco è infinito. Nel nostro sistema giudiziario c'è qualcosa di sbagliato. Questo è un dato di fatto, lo si può dire in tanti modi, ma la cosa importante è che le polemiche di questi giorni sulle forme non facciano dimenticare la sostanza di questi problemi, che impediscono al Paese di modernizzarsi e di guardare avanti, a partire dalla riforma della giustizia.